Ragazzi, allora, io non so come dire, di dirlo questa cosa, e quindi è una pagliacciata quello che ho visto stasera, perché al primo minuto già hanno siglato l'1-0, che poi è andato bene la Spagna, però sono più forti loro che noi, oltre al primo tempo. Però nel secondo abbiamo fatto una cosa pazzesca e non so come hanno fatto a pareggiare la partita, però va bene così, che comunque è andato bene l'Italia anche dall'1-1, e poi siamo passati al 90° e ci facciamo prendere il gol assurdo sul 2-1, che loro hanno una fortuna enorme, perché un culo ha salvato a baracca a Spagna, e quindi va bene così, e non mi prendo veleno. Siamo usciti ingiusti, ovviamente, però niente da dire stasera, quindi mi raccomando, e speriamo che non sia una vergogna questa qua, però va bene così, che comunque hanno fatto una cosa bellissima, però va bene così. Avanti Italia, e sempre se usciamo a testa alta, quindi vergogna. Poi un fuorigioco non visto, che quello era in posizione irregolare per me, e nel fuorigioco più un calcio di rigore ci manca, ok? Quindi 1-1 sul calcio di rigore, su Immobile con la mano all'arcata, quindi facile per noi, però su questo campo era difficile affrontare la Spagna, però va bene così. Quindi iscrizione al canale, like e commenti, grazie, e non voglio altro. Quindi su questo dovete fare questa cosa, quindi bene così, e usciamo, che domani ci aspetta il giorno dopo l'eliminazione di Nations League in semifinale, e quindi la Spagna affronterà la Croazia. Mi raccomando, è sempre forza azzurri.